Maurizio Iori, ce l'abbiamo noi. Ciao, Maurizio. Bentornato. Esatto. C'è un debutto, c'è un debutto. Teniamo a battesimo. Sto parlando di Angelo Cascella. Ho notato. Ben arrivato. Grazie. Poche parole per presentare subito Totò Lopez. Fa in redazione dove è arrivata questa notizia drammatica dalla provincia di Taranto, vero Alessio? Sì, una notizia che è arrivata pochissimo. È arrivato in redazione stamattina, qui oggi dobbiamo fare il nostro lavoro, naturalmente, parlare di calcio. Andiamo a parlare abbiamo salutato Alessio, intanto salutiamo Foggia dove abbiamo il duplice collegamento. Prima dello stadio, però io andrei all'esterno dello stadio. Mentre la Ternana in vantaggio. Abbiamo una sintonia inquietante. Devo dire che per questo servizio assolutamente, poi incredibile anche lo slalom tra le affinità, il gruppo svedese. Cosa faremo noi quest'estate? Scusavo di guardare con te. Avevo prenotato delle birre, erano già in freezer. Rani c'è il mondiale, lì era una cosa rata, anche soltanto pensarlo, ed è molto italiano. Che poi, e mi rivolgo ai ragazzi. Siamo circa 250 nel mondo, nomico. I calciatori che guadagnavano di più negli ultimi anni non erano i più forti. Anni fa c'era. Scusa Antonio, nessuno dei due è obbligato, mi sembra di aver capito, no? Sì, quello di Matteo sì, perché se l'ha fatto male. Eh sì, non ti sentivo bene in studio prima, invece adesso abbiamo capito, due cambi già nella prima mezz'ora. Torniamo un attimo da Raffaele, perché secondo Maurizio Iorio facile la parata di Mikhail. Riprenderemo l'argomento nazionale, però Maurizio su Novara Bari. Quello che diceva Angelo è la... No, Brienza, quelli in campo per me è Galano. Brienza serve perché il Bari non ha qualità, poca qualità, molto fiamo. Lo faremo anche con bocce un po' più ferme tra domenica e lunedì, ma anche oggi c'è Peppino Ernesto, sta ricominciando, credo si accingono a farlo. Non è terminato sul fondo, nulla di fatto, siamo al minuto. Sentirete, spero che vi arrivi in questo fondo, è tornato ad essere lo zaccheria solito, perché è finito il fiopero del tipo dei tifosi che adesso hanno ripreso ad incitare la squadra di Scroppa. L'arbitro nel frattempo... Si è detto tutto su questa nazionale oppure no? Andar via, di lasciare minacciò la di andar via? No, niente di particolare, siamo al 42esimo, sempre 1-0 per la Ternana, c'è un calcio di punizione per gli ospiti. Alessio, anche tu intervieni in qualunque momento. Esagerato come oggi, no? Sulla nazionale possiamo tornare. Alessio e Antonio, se non ci sono novità, difficilissima trasferta contro il Trapani, sentiremo Renato Rubino, ce l'abbiamo subito per il racconto del gol subito dalla Virtus. Renato, dal viso, Times, ho visto anche bene. Il New York Times è molto, 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 e questo molto conferma dubbioso. La colpa, Mauro, è proprio di Ventura. Ma anche Tavecchio, guarda, tu non sai, ci sono due o tre inserzionisti nuovi, anzi. Data bene, dunque. Ma potrebbe accadere, scusa. Questo intervallo delle partite di Foggia e Bari, secondo voi, che auspici per il secondo? Fuori l'acqua, ragazzi, anche se... Finora, insomma, Peppino, non è dovuto intervenire. Peppino, però, quando io ti dico che pareggio è Francavilla, fai finta che te ne freghi qualcosa, non è che preferisci. Sì. Ora andiamo in Svezia e cemenano, perché non nascono più difensori della tradizione italiana. Non facciamo gol, questo lo aggiungiamo noi. Peso del Novara. Bel segnale da parte del Bari, sentiamo l'inizio del secondo tempo di Foggia e poi ritorniamo per Serie C, per Andria e Francavilla. Antonio Di Donna. È ripresa da un minuto la partita dello Zaccheria, Novo, sempre Ternana in vantaggio sulla Foggia per effetto della rete messa a segno da Tremolata dopo 4 minuti. Foggia però... Il pari, Antonio, Di Donna. Allora, un'ora di gioco allo stadio Zaccheria, la Ternana è sempre in vantaggio sulla Foggia per effetto della rete messa a segno da Tremolata dopo 4 minuti. Foggia... studio, perché se è vero come è vero, sì, ma la conosco la Foggia questa inquadratura, dicevo, se è vero come è vero che Pasquale Stano ci ha fatto sentire i pronostici di buon pomeriggio su Roma e Lazio, Daniele Renato poteva essere chiamata, definita, attesa come un big match, adesso lo è un po' meno. Napoli in testa alla classifica, Milan decisamente dietro. Intanto ringraziamo il nostro Carlo Gelardi per il montaggio di questi servizi. Noi andiamo in pubblicità e poi su Napoli-Milan e naturalmente su Bari e Foggia restiamo. Angelo, solo una cosa, proprio rispetto a... in giro con lo sgabello, ma io non riuscivo più a girarmi. Ma per vedetene uno fermo. Grazie, stai scherzando. Dunque, il Bari ha vinto a Novara ed è primo in classifica. È un punto guadagnato? Assolutamente sì, per quello che si è visto, Mauro. Il Foggia oggi non avrebbe meritato i tre punti, soprattutto per quanto visto nel primo tempo. Va premiato, secondo me, freddo per le proteste dei tifosi che non potranno andare
domenica alle 12.30 allora. Però al ritorno sentiremo Bruno Conte per l'attesa per Lecce Regina, c'è una bella occasione stasera, e poi vediamo il servizio di questa signora. Francesco Di Bitetto insieme alla compagnia dialettale biscegliese, che stanno preparando la nuova commedia in vernacolo, e il titolo ora ve lo dice Barbara, in scena 1, 2, 3, 4 e 5 dicembre al Teatro Politeama di Bisceglie. Il titolo è questo, se lo vuoi allora, dire tu Barbara. Sì, me lo passi. Il grande motivo, oltre Napoli, Milan e Roma Lazio, di interesse per il calcio di stasera, per la Puglia, per il Lecce, da spingere in Serie B, in casa con la regina Bruno Conte. Ciao a tutti, va impressionando tutti. Formazione probabile, se vuoi te la do, un 4-3-1-2 con Perucchini